Giulietta Chiesa per pandoratv.it. La mazzata è finalmente arrivata, quella che aspettavano tutti i commentatori di tutti i talk show televisivi e dei grandi giornaloni italiani. Non aspettavano altro guardando l'andamento dello spread che saliva lentamente, adesso salirà più in fretta. È stata avviata la procedura di infrazione di un vaso rotto e i suoi iniziatori sono tutta gente che ha la coda di paglia, perché tutta questa gente ha un record di previsioni totalmente fallaci, errate, sbagliate e truffaldine probabilmente. Per esempio, gli errori di previsione di questa stessa gente sono quelli che hanno fatto affondare la Grecia con la sua politica di austerità e che hanno costretto la sua economia e la vita dei cittadini a un abbassamento disperante. Ma non è solo la Grecia, è che le previsioni del Fondo Monetario Internazionale, per esempio, che è il protagonista principale di questa situazione, peraltro uno dei tre membri della Troica, dicono che costoro hanno sbagliato tutto, non solo la Grecia, ma anche le previsioni della crescita mondiale, del PIL mondiale, figuriamoci. Per esempio, nel 2011, faccio qualche esempio così vi rendete conto delle cifre, degli errori, la previsione di crescita fu del 4%. Per il 2012, ma la crescita reale fu inferiore del 18% di quello che era stato previsto. Nel 2013 la previsione di crescita fu addirittura del 4,3%, poi in realtà si scoprì che nel 2014 la crescita era stata di gran lunga inferiore del solo del 3,3%, un errore del 30%. Ma come si fa a fare delle previsioni del genere sbagliando così tanto? È che truccano le cifre, molto semplicemente, o che usano delle cifre non attendibili, non valide. Il sospetto che stiano facendo la stessa cosa nei confronti dell'Italia. Perché se andiamo a vedere le cifre, il dato reale della situazione italiana è che da 25 anni, non da un giorno, da 25 anni l'Italia è un paese molto virtuoso. O meglio, il popolo italiano è un paese talmente virtuoso che paga in tasse molto più di quello che riceve dallo Stato italiano. Si chiama saldo primario positivo, che è quello che rimane dopo che lo Stato ha restituito ai cittadini una parte di quello che gli hanno pagato e ha pagato i debiti, gli interessi sui debiti che ha contratto all'estero. Questo è il saldo primario positivo. Ma se il saldo primario è positivo da 25 anni, dove andate a finire i soldi, la quantità di denaro che lo Stato non ha restituito ai cittadini, pur avendo pagato gli interessi sul debito, tra le altre cose? Va a finire nelle tasche dei mercati, quelli che si chiamano mercati, dei mercati finanziari, che detengono la maggior parte del debito italiano. I dati dell'Istituto di Statistica, ufficiali, quindi non sono dati che ci inventiamo, ci dicono anche quanti miliardi di euro sono stati sottratti ai cittadini italiani con le politiche di austerità a cui sono stati sottoposti in questi anni. Prendiamo soltanto gli ultimi 19, 18. Dal 2000 ad oggi sono usciti dalle tasche degli italiani 500 miliardi di euro, pari al 30% del prodotto interno lordo di oggi. Detto in altri termini, è come se ad ogni famiglia italiana fosse stato sottratto il 30% del proprio bilancio familiare, un terzo. Ed è ovvio che, questa è la statistica, ma questo significa che chi ha i redditi inferiori, per loro un 30% diventa una soglia che li avvicina o li fa precipitare nello stato della povertà assoluta. E la stessa cosa vale ormai palesemente per gran parte milioni e milioni di persone che appartenevano o ritenevano di appartenere al ceto medio, che adesso si scoprono improvvisamente molto più poveri di prima. Le cifre dicono che abbiamo un aumento della povertà assoluta delle famiglie in Italia, che sono oggi 5,5 milioni di poveri assoluti. Ma questo alone di povertà è diventato molto più vasto. Se non si capisce questo, non si capisce neanche il voto del 4 di marzo.
E a quanto pare le élite politiche che hanno diretto questo paese non se ne erano accorte. Ora, la manovra di questo governo punta semplicemente ad aumentare gli investimenti, anche attraverso il reddito di cittadinanza, e a far crescere il PIL, che a sua volta dovrebbe far ridurre la disoccupazione. Ma la crescita dello spread che ci stanno imponendo dall'esterno significa che aumenterà la quota già enorme di interessi sul debito estero. Questo debito, detto così per inciso, è almeno per un buon terzo, 40%, una truffa, cioè una partita di giro, perché il prodotto dell'emissione da parte della Banca Centrale Europea di denaro creato dal nulla, quindi non corrisponde a un debito reale. Ma noi ci paghiamo sopra gli interessi che vanno a finire, anche questi, nelle tasche della cosiddetta finanza internazionale. Significa tutto questo una cosa molto precisa, che noi siamo in una trappola, dalla quale con queste regole non possiamo uscire. Cioè finiremo come la Grecia, o qualche cosa di simile, se non di peggio, costretti a privatizzare tutte le ricchezze del nostro paese, quelle naturali, artistiche, paesaggistiche, le ferrovie, i trasporti, le industrie, quelle che restano, perché questa privatizzazione è in funzione ed è in atto da molti anni ormai. Tra l'altro, una privatizzazione che viola la nostra Costituzione, che vieta ai governanti di vendere sul mercato internazionale le proprietà dello Stato italiano, cioè dei cittadini, scritto nella Costituzione. Il governo deve dunque decidere se restare dentro la gabbia o cercare almeno di aprire la porta per far entrare un po' di aria fresca. Fino ad ora è stato molto prudente, lo ha fatto per non spaventare le banche, cioè i super ricchi che ci prendono i soldi. Questa è la spiegazione. Ma la questione è che loro signori non accettano insubordinazioni di nessun genere, non accettano neanche che uno alzi la mano per dire scusate, volete spiegarci un po' meglio come vanno le cose? No, questo non è accettabile per loro, sono intolleranti a questo tipo di domande. Per esempio, ci sarebbe una proposta che è stata lanciata da un gruppo di economisti italiani di valore, tutt'altro che avventati, tra l'altro, tutt'altro che avventurosi, avventuristi. Cioè, per esempio, quella di emettere una nuova moneta parallela all'euro per il mercato interno sotto la forma di certificati di credito appoggiati all'unica banca pubblica per ora che ancora abbiamo, la Cassa Depositi e Prestiti. A parte il fatto che vogliono privatizzare anche quella e lo stanno facendo poco per volta. Tutto ciò consentirebbe di emettere denaro per investimenti, per esempio per coprire una gran parte del reddito di cittadinanza senza aumentare in alcun modo il debito pubblico esterno. Sarebbe una misura che non viola le regole dell'Unione Europea, in alcun modo. Quindi sarebbe praticabile, ma ovviamente sarebbe assolutamente contrastata proprio da coloro che vogliono tenerci in gabbia, perché ci consentirebbe non di uscire dalla gabbia, ma di aprire un processo di modificazione delle regole. Ma siamo certi che se questa proposta fosse uscita fino ad ora, e se uscisse, come mi auguro, troverebbe immediatamente l'opposizione di tutti gli alleati italiani dei nostri espropriatori esteri, è ovvio. Ma credo che il governo dovrebbe arrivare a questa decisione. Poi ne proporrò un'altra. Ma la comica finale, se vogliamo, è che questa procedura di infrazione del vaso rotto sarà aperta per il debito eccessivo sulla base dei dati dell'anno fiscale 2017. Cioè tutto questo, questa grande cacciara contro il governo attuale è in realtà mancante di basi elementari. Non è contro questo governo che la procedura di infrazione è aperta, ma contro i governi di Renzi e Gentiloni. Naturalmente nessuno dirà questo, tutti diranno che invece bisogna colpire questa manovra. Il significato è politica, dunque.
e su questo significato politico taceranno tutti i vari Giannini, Cottarelli, Fornero, che più o meno a pagamento andranno a impazzare su tutti i nostri teleschermi. E tutto questo rumore sarebbe prodotto dallo sforamento, se vogliamo andare al dunque, a stringere le cifre, dello 0,5% del rapporto tra debito e PIL nel 2019. 0,5%. È chiaro che pochi miliardi italiani non hanno nessun significato, non sono nulla rispetto, per esempio, ai 4 mila miliardi di euro, 4 trilioni della truffa effettuata dalla Danske Bank, la banca principale della Danimarca, ma collegata alla Deutsche Bank, alla Commerzbank tedesca. Sono niente rispetto alla crisi che c'è in Francia in questo momento, sono niente rispetto alla crisi che c'è in Germania in questo momento, anche se ci dicono che la Germania è la più ricca, la più forte di tutti, è la crisi politica. E quindi si viene il sospetto, anzi più che il sospetto, la certezza, che tutto questo bailamme è prodotto semplicemente perché da Bruxelles, dal centro, dai centri del potere europeo finanziario, si vuole impedire una qualunque rivolta contro queste regole. In realtà noi siamo una piccolissima parte di questa crisi. Certo che è una crisi politica, quelli che sono andati al potere il 4 marzo sono i vincitori che hanno sconfitto le elite politiche italiane, che sono alleate di nuovo con i nostri rapinatori internazionali. Credo che ci voglia del coraggio per fare questa operazione, cioè aprire una vera e propria vertenza. Queste regole non sono praticabili, non sono più praticabili, perché portano al disastro i popoli. Ho già detto prima che bisognerebbe adottare misure finanziarie parallele. Questa è la mia opinione, perché sostengo la proposta di Michalizzi e di altri economisti, ma credo che ce ne sia anche un'altra proposta che ci consente di evitare la trappola nella quale anche questo governo sembra cadere se non decide di rompere la gabbia, cioè quella di privatizzare ancora per pagare i mercati internazionali con i nostri beni nazionali. La recente dichiarazione di altri 18 miliardi di privatizzazioni di beni pubblici per pagare quello che ci chiedono di pagare è un segno di cedimento. Tutto questo va affrontato ormai. La cosiddetta procedura di infrazione del vaso rotto, come ho detto, impone qualche passo risoluto. Uno dei quali credo debba essere esplicitato. Occorre una nuova Costituzione europea. Occorre cioè che si proponga che l'Italia, il governo italiano, si presenti sulla scena politica europea dicendo che è il momento, se non si vuole distruggere questa Europa, di cambiarla, ma cambiarla significa cambiare le regole. E una nuova assemblea costituente europea potrebbe essere eletta a suffragio universale l'anno prossimo, a maggio, in parallelo con l'elezione del nuovo Parlamento europeo. Una nuova assemblea costituente che proponga un nuovo modello per l'Europa e che lo sottoponga al giudizio dei popoli. Questa è una mossa che sarebbe importante, che troverebbe secondo me anche molti alleati in Europa, che seppure da punti di vista diversi avvertono, sentono l'esigenza di un cambiamento radicale. Non è detto che sia l'unico modo, ma è un modo per resistere e per non accettare di rimanere con la pistola puntata alla nostra tempia e che vorrebbe terrorizzare gli italiani. Non so se ci riusciranno, ma potrebbero anche non riuscirci. Giulietto Chiesa per PandoraTV.it